All'Aquila, su iniziativa dell'Open Fiber, società di proprietà di Enel e Cassa Depositi e Prestiti Equity, potrebbe nascere anche un centro di formazione per professionisti nell'installazione della fibra e attività collegate in grado di ospitare sino a 200 persone. Ad annunciarlo è stato Antonio Martino in conferenza stampa, il neodeputato di Forza Italia eletto nell'uninominale alla Camera dei Deputati. L'occasione per Martino per replicare anche alla rivendicazione fatta nei giorni scorsi dal neodeputato della Lega Giuseppe Pellachioma, segretario regionale di Salviniani, di una candidatura alla presidenza della regione di un leghista. Martino però dice che Forza Italia è il primo partito in provincia dell'Aquila e il primo in Abruzzo e dunque, se in campo nazionale è stata applicata la regola che il Premier lo esprime il partito che ha avuto più voti, lo stesso deve valere in Abruzzo. Per quanto riguarda invece Open Fiber, Martino ha detto di aver incontrato i vertici della società a Roma, che hanno spiegato che alla luce della rivoluzione della fibra si sta creando una gran mole di lavoro, per cui all'Aquila si potrebbe puntare proprio su questo. Ne ho parlato, ha detto Martino, anche al sindaco Biondi e c'è la volontà di individuare una sede. Martino ha anche annunciato che il 21 marzo prossimo incontrerà l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, per parlare della proposta di uno sportello informativo all'Aquila sui progetti finanziati con il 4% dei fondi per la ricostruzione post-sisma dell'Aquila. Alla conferenza stampa hanno partecipato il vice sindaco dell'Aquila e vice coordinatore regionale di Forza Italia Guido Liris e il coordinatore aquilano Stefano Morelli. Abbiamo ottenuto un grande risultato, ha detto Liris. Martino ha battuto un pentastellato con oltre 10 punti di scarto, ottenendo 2.000 voti in più rispetto alla coalizione, costituendo un esempio nazionale. Ha lavorato molto e molto bene, segnalandosi non solo per la professionalità, ma anche per l'umanità e la disponibilità. Morelli ha sottolineato che si è vinta una sfida importante, ma ce ne saranno altre a breve, a partire dalle regionali.